Vice Sindaco Blasioli, oggi si parla in conferenza stampa dei lavori che riguarderanno le strade di Pescara, puntate molto sulla manutenzione stradale, ad iniziare da Via del Circuito che questa sera starà chiusa per 24 ore per dei lavori urgenti. Sì, punteremo molto sulla manutenzione stradale, di qui ai prossimi 2 anni sarà la principale opera pubblica della città. Il comune di Pescara è un comune in predissesto, deve ragionare come una famiglia dove c'è un genitore che perde un posto di lavoro. Si fa prima la necessità e la necessità significa garantire strade belle ma soprattutto sicure. Cominciamo da Via del Circuito, questa sera alle 20:30, quindi lavoreremo spesso e volentieri di notte. Chiuderà per una giornata, ma è una via che dopo il maltempo ha bisogno di manutenzione, soprattutto perché la via di accesso di tanti genitori che portano i bimbi a scuola, delle persone che accedono a ovest nella nostra città, ma soprattutto dei mezzi di primo soccorso. Da lì passeremo su altre strade, quindi via Firenze, via Nazario Sauro, via Caboto, via Marino da Caramanico, via Gioberti, via Parini, via De Marsi, via dei Sabini e poi la Tiburtina. Sarà l'ultima grande opera, 1,6 km di strada dalla rotonda, quella famosa con l'aereo, fino a Viale di Campo Tosto. Ci saranno inevitabilmente però dei disagi per gli automobilisti? I disagi ci sono, è normale che siano così, però le opere vengono comunicate con largo anticipo, la cartellonistica stradale permetterà di scegliere percorsi alternativi e lavoreremo di notte, di più non potevamo fare.